Prosegue presso la cittadella regionale la protesta dei lavoratori in mobilità in deroga Under 36 e dopo la manifestazione di ieri, la notte trascorsa nella piazzale della cittadella, continuano a chiedere, a loro dire, il diritto di ricevere gli stipendi di circa 24 mensilità pregresse. La dico, se è salita sopra ancora la dottoressa Rocisano non si degna di riceverci. È salita 2 ore fa la Digos, ancora noi siamo qua morti al freddo mentre loro sono al caldo, non tutto ciò, ci siamo presi acqua e vento stanotte, ci sono 2 bambini qua, cioè, a me è arrivata anche la bronchite, non ho più voce per parlare, stanotte ha fatto freddo cane, noi eravamo buttati lì per terra come degli immigrati, noi siamo italiani, non siamo africani, siamo in Italia, io non penso che lì la Calabria si sia staccata dall'Italia. Ad ogni modo voi rimanete qui. Noi rimaniamo qui ad oltranza, non ci muoveremo fino a che non avremo quello che vogliamo, non delle risposte ma fatti, e cioè quello che avanziamo. E sulla vicenda abbiamo interessato il presidente della regione Mario Oliverio a margine di una iniziativa nella sala oro della cittadella regionale. Ci sono norme nazionali che sono intervenute che appunto regolano l'erogazione della cassa integrazione, cioè che dopo 36 mesi non c'è la possibilità di poter accedere ad ulteriori ammortizzatori sociali. Del decreto Poletti, parlano del decreto. E questo non è nel decreto Poletti, non è il decreto Rocisano, c'è una norma nazionale a cui noi dobbiamo attenerci. Ripeto, noi stiamo mettendo in campo risorse perché con le politiche attive si possa dare risposte e sopperire a questa situazione difficile che noi non è che come dire, non consideriamo, perché non stiamo sulla Luna, stiamo qui ad amministrare questa regione e tutti i giorni da ogni angolo della regione abbiamo il polso di una situazione che è una situazione appunto non semplice, è una situazione difficile perché l'assenza di lavoro, perché le condizioni sociali sono quelle che sono e quindi abbiamo ben chiaro il quadro appunto di questa situazione difficile. C'è un gruppo che è rimasto in rappresentanza dei docenti che stanno manifestando da 2 giorni. Sì, ma noi assolutamente, noi non abbiamo mai girato la faccia la testa dall'altra parte quando rispetto a questi problemi di sofferenza, ci mancherebbe altro. È stata presentata a Catanzaro in collaborazione con la Regione e Fattorie della Piana la prima filiera agricola certificata Campagna Amica d'Italia. La cooperativa Fattorie della Piana, che costituisce una vera e propria filiera agroalimentare, ha ottenuto infatti la certificazione Campagna Amica che Coldiretti attribuisce a realtà virtuose nella realizzazione dei prodotti locali al 100%. Avere queste testimonianze in una zona difficilissima, qual è quella della Piana di Tauro Rosano, significa che la Calabria non solo sta lavorando bene, ma ce la farà in modo tale da poter far emergere tutto l'agroalimentare made in Calabria e vincere questa sfida anche internazionale. Fattorie della Piana è una cooperativa che commercia il 95% della sua produzione in vendita diretta ad oltre 1131 clienti sparsi in Italia e nel mondo e da oggi affiancherà al proprio marchio quello di Campagna Amica. Fattoria della Piana spedisce i propri pecorini, questo lo dico con orgoglio, negli Stati Uniti, è presente nella più grande catena di distribuzione esistente negli Stati Uniti, Kroger, che ha 2.800 supermercati e ha 431.000 dipendenti. E lì esportiamo il pecorino calabrese, quindi non è solamente un risultato di Fattoria della Piana, è un risultato dell'intera Calabria, perché quando si parla di pecorino calabrese iniziano pure a capire che esiste una regione che si chiama Calabria. Quindi quando si fanno le cose bene si ottengono risultati su tutti i fronti. Questo bisogna solo operare con serietà e professionalità. Chi si accredita a Campagna Amica si assoggetta ad un unico sistema di controllo e sposa, ha spiegato Pietro Sirianni, coordinatore di Campagna Amica Calabria, un'unica filosofia che è quella di un mondo equo, democratico, sostenibile, etico, bello e sano. A chiudere gli interventi il presidente della regione Mario Oliverio. La Calabria che lavora e che produce, ha sostenuto, esiste e consente al nostro territorio di crescere. È un esempio di come costruire il sistema per valorizzare le nostre produzioni, per trasformare le nostre produzioni
è la via che bisogna seguire. È presente nei mercati italiani, internazionali, credo che avere certificato oggi da parte di Campagna Amica, da Coldiretti, questo sistema, questa filiera è di notevole importanza. Il grande macrolotto è in completamento e avviamo un progetto di ammodernamento e manutenzione che finalmente investe sulle infrastrutture preesistenti. Per la prima volta entro la fine dell'anno completiamo l'autostrada in modo che sia tutta a quattro corsie e continuiamo a investire perché lasciare un'opera in balia di se stessa è assurdo. Ogni opera infrastrutturale ha necessità di manutenzione e programmazione continua. Lo ha detto il presidente dell'ANAS Gianni Vittorio Armani presentando alla stampa il piano di manutenzione di 58 km dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria nelle province di Cosenza e Vibo Valentia. Il progetto di ammodernamento della Salerno-Reggio è iniziato nel 1999 e sarà concluso a fine anno con la chiusura del cantiere del terzo macrolotto. Noi su questi tratti di manutenzione straordinaria prevediamo di fare un rifacimento completo di tutti gli strati della pavimentazione, a partire dalla base, quindi con fresatura fino allo strato di base, rifacimento della stessa base, del binder e del tappeto d'usura. Nelle vecchie gallerie noi prevediamo di fare dei ripristini corticali del calcestruzzo ammalorato, riposizionamento della segnaletica verticale, rifacimento degli impianti di illuminazione a LED e l'inserimento del cosiddetto profilo redirettivo che consente di migliorare gli standard di sicurezza. Attualmente noi teniamo attivi 5 cantieri dove si sta facendo operazioni di manutenzione straordinaria e teniamo complessivamente un centinaio di mezzi con altrettanti uomini che stanno lavorando su tutti e 5 questi cantieri. L'insieme di questi interventi si svilupperà dunque in un arco di 5 anni e ha un budget molto consistente per la Salerno-Reggio Calabria, oltre 1 miliardo di euro. Noi ci prendiamo cura dei piani viabili e della segnaletica orizzontale e di quella verticale, miglioriamo le protezioni laterali installando le nuove barriere di sicurezza di tipo ANAS che offrono migliori prestazioni, specie per la presenza del dispositivo salva motociclisti. Interveniamo sulle opere d'arte andando a garantirne la conservazione e la durabilità delle strutture. Adeguiamo anche tutte le sistemazioni idrauliche e le protezioni sulle scarpate all'evoluzione continua dell'assetto idrogeologico del territorio che attraversa l'infrastruttura. Interveniamo inoltre sugli impianti tecnologici con un sistema all'avanguardia che abbiamo chiamato Smart Road, che garantirà sia una maggiore possibilità di controllo da parte del gestore sul traffico, sui trasporti eccezionali o sui mezzi che in generale la percorreranno, sia ci consentirà di erogare servizi di infomobilità agli utenti che l'attraversano. L'obiettivo ovviamente è quello di garantire in questo arco temporale un miglioramento continuo della sicurezza e del comfort del viaggio sulla nostra strada. Finora solo promesse. Questo quanto lamentano i lavoratori precari dei centri per l'impiego calabresi, di fatto senza stipendio da oltre 9 mesi. Una situazione paradossale e tutta calabrese che riguarda diverse figure professionali come orientatori, psicologi, webmaster e informatici selezionati con concorsi pubblici. I lavoratori precari in stato di agitazione ormai da una settimana chiedono dunque certezze al Ministero e alla Regione Calabria. Intanto i sindacati hanno organizzato una conferenza stampa a in concomitanza con una protesta nazionale organizzata a Roma. Una tematica in realtà già affrontata con l'assessore Roccisano poco più di un mese fa, in seguito ad una tumultuosa riunione in prefettura a Catanzaro, ma dopo le promesse si è fatto davvero ben poco. Una problematica che oltre ad avere un'eco a carattere nazionale c'è un'altra a carattere regionale. Quella a carattere regionale sono le inadempienze che la Regione Calabria con la trasformazione della legge del Rio e quindi delle funzioni che sono state passate dalle province alla regione è inadempiente su 6 punti fondamentali. 6 punti fondamentali che sono stati discussi insieme all'assessore al ramo della Regione Calabria, l'assessore Roccisano, il 10 ottobre di quest'anno. 6 punti che sono totalmente inevasi e riguardano soprattutto lo stato dei pagamenti per quanto
quanto riguarda i tempi determinati e in particolar modo per quelli di Reggio Calabria. Il problema dell'aumento delle ore, dei tempi determinati per quanto riguarda i tempi determinati dei lavoratori che insistono su Catanzaro e Crotone, e naturalmente per quanto riguarda anche il funzionamento delle sedi. Un servizio così importante, quello dei centri per l'impiego, non può essere abbandonato a se stesso. Ricordiamo che abbiamo lamentato pure il cattivo funzionamento di questi centri per l'impiego per carenza di materiale essenziale per il funzionamento quotidiano. Interventi per la messa in sicurezza dal punto di vista sismico e verifica delle condizioni strutturali dei 36 edifici scolastici e della rete viaria provinciale, partendo dalla definizione di un piano per il monitoraggio della situazione di tutti gli immobili che ospitano gli istituti superiori e lo stato della manutenzione delle strade provinciali. Il presidente della provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, definisce le priorità programmatiche della sua amministrazione alle prese con il secondo biennio di mandato partito ufficialmente. Con l'insediamento del nuovo consiglio eletto il 23 ottobre scorso, anticipando la definizione di due importanti atti di indirizzo politico che si concentrano proprio sull'efficienza e la sicurezza di interventi e manutenzione nei settori della viabilità e dell'edilizia scolastica, nella mattinata di martedì si è svolto il primo consiglio provinciale. Sì, noi questa mattina insediamo il consiglio provinciale, il nuovo consiglio provinciale eletto nelle tornate di medio termine, con gli stessi obiettivi, quello di garantire i servizi e di garantire una transizione organizzativa verso il nuovo ente che si chiamerà ente di area vasta, che sostituirà la provincia di Catanzaro. Quindi su questo punterò molto nel mio intervento oggi introduttivo qui al Consiglio provinciale e punterò esclusivamente al miglioramento dei servizi e soprattutto alla qualità che la provincia di Catanzaro deve fornire nell'assolvere questo importante compito. Io penso a quello che dobbiamo dare in termini di sicurezza sul sistema della viabilità, ma penso anche in termini di sicurezza nell'edilizia scolastica. Tutto questo sarà un nostro grande obiettivo e penso che assieme lo porteremo avanti. Si vende 32-33? Sì. Si vende qua? Sì, penso che sì, a 32 penso che vendiamo subito. A 32 vendiamo subito, va bene. Allora dammi tempo di fare tutto quanto, una decina di giorni. Stazione da di qua, io poi dopo ti chiamo. Quando ci sono i documenti? Bravo, sì. Mi chiami, ok. L'indagine è scattata da una segnalazione al Ministero dell'Interno e alla Polizia Stradale di un traffico internazionale di veicoli di provenienza illecita che ha fatto emergere il coinvolgimento di italiani legati a esponenti della criminalità organizzata dell'est europeo, in particolare della Romania. Il sodalizio criminale aveva messo in piedi un sistema davvero infallibile. Si impossessava di autovetture di grossa cilindrata noleggiate in agenzie di leasing, veniva effettuata una nuova immatricolazione e poi venivano vendute nuovamente all'estero. Un sistema scoperto dagli agenti della Polizia Stradale di Cosenza e dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, che hanno eseguito 39 misure cautelari nei confronti di altrettante persone nell'ambito dell'operazione Factotum. Le indagini hanno permesso di sgominare anche un traffico di sostanze stupefacenti per un giro di affari di circa 1 milione di euro. Le condotte usurarie invece venivano perpetrate ai danni di 11 persone. I tassi applicati si aggiravano tra il 120% ed il 300%. In cambio, gli estorsori chiedevano in garanzia il rilascio di titoli di credito. Gli imprenditori, che non riuscivano a pagare, subivano minacce ed intimidazioni. Una richiesta cautelare che supera le 1000 pagine, un provvedimento del giudice, anche questo, che ha recepito le richieste della Procura. Ecco, una indagine che smentisce un luogo comune, cioè che la microcriminalità sia appunto un fenomeno assolutamente risibile e trascurabile. Qui noi abbiamo la possibilità di vedere tanti fatti che isolatamente
probabilmente non avrebbero destato allarme, messi l'uno accanto all'altro e insieme formare una massa che condiziona la vita del gruppo sociale cosentino. Dalla truffa piuttosto che ai falsi necessari per giungere a truffare i veicoli, ai furti compiuti negli esercizi commerciali di più diverso genere, lo spaccio di sostanze stupefacenti in modo diffuso e capillare anche tra ragazzi molto giovani, l'usura, perché poi ovviamente queste attività delittuose comportano un'infiltrazione dell'economia locale e una possibilità da parte di chi le compie di venire in possesso di grandissime quantità di denaro che viene poi reinvestito in un modo che ovviamente non è lecito. Un giro d'affari da oltre 10.000 euro al mese guidato da un gruppo di giovani criminali con a capo tre ragazzi, figli di esponenti di primissimo piano della cosca di 'Ndrangheta locale guidata da Nicolino Grandearacri. Questo quanto emerso nel corso dell'operazione Filiorum condotta dai carabinieri della compagnia di Crotone, che ha portato al fermo di 6 persone. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini iniziate nel febbraio di quest'anno, gli affari del clan dei Rampolli della 'Ndrangheta si basava sull'attività di spaccio di droga, rapine e atti intimidatori a danno degli imprenditori locali. A far scattare le indagini dei carabinieri, l'incendio appiccato ad un portone di un noto imprenditore locale. Nel giro di 24 ore, infatti, i militari avevano notato 2 bidoni di benzina a bordo dell'auto dei 3 giovani. Il trio poi si sarebbe reso protagonista di una violenta rapina eseguita nel ristorante Oasi di Rocca Bernarda, quando si fecero consegnare dai proprietari 2.500 euro. Ingente, infine, l'attività di spaccio messa in piedi a Cutro, con centinaia di dosi vendute al mese. In una circostanza i giovani si sarebbero addirittura recati a Gioia Tauro per rifornirsi di droga, accompagnati da un minore per agevolare l'occultamento della droga in caso di controlli delle forze dell'ordine. Una busta da lettera con all'interno proiettili di pistola è stata indirizzata al sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. Il plico è stato intercettato nell'ufficio postale di Catona, alla periferia nord della città. Ad accorgersi del contenuto della busta di colore giallo sono stati gli impiegati che stavano smistando la corrispondenza in uscita. Gli esperti della polizia scientifica hanno successivamente accertato il contenuto reale dopo che i dipendenti dell'ufficio avevano informato la Digos della Questura Reggina. Il fatto risale a qualche giorno addietro ed è stato tenuto riservato per volontà dello stesso sindaco Falcomatà. Non è la prima volta che il sindaco della città di Reggio Calabria subisce un'intimidazione dalla data del suo insediamento, il 26 ottobre del 2014. Dopo questo episodio sono state rafforzate le misure di sicurezza nei confronti del sindaco. Una settimana di silenzio, poi la decisione, ieri sera, di consegnarsi ai carabinieri del comando di Spezzano Albanese. Luigi Galizia, fratello del 31enne Damiano, ucciso il 26 aprile di un anno fa da Francesco Attanasio, è stato ascoltato dai militari nell'ambito delle indagini sul duplice omicidio di San Lorenzo del Vallo, nel quale domenica 30 ottobre nel cimitero sono state trucidate 2 donne, da Costabile e la figlia Ida Attanasio, rispettivamente mamma e sorella di Francesco Attanasio. Galizia non aveva dato notizie di sé dal giorno del duplice omicidio. Gli inquirenti lo stavano cercando per sentirlo come persona informata sui fatti ed il giovane ha collaborato rispondendo alle tante domande degli inquirenti e fornendo dettagli che i carabinieri sperano possano diventare utili all'inchiesta. Intanto proseguono le indagini coordinate dal procuratore capo di Castrovillari, Eugenio Facciolla, che nelle prossime ore potrebbe anche decidere di sentire Francesco Attanasio, rinchiuso nel carcere di Arghillà a Reggio Calabria. Le ragioni del sì e quelle del no per il prossimo referendum che proporrà se accettare o meno la riforma della Costituzione italiana. Il Centro Calabrese Documentazione e Studi Pasquale Perugini scende in campo promuovendo un seminario che ha visto protagonisti esponenti locali dei due fronti. Un'occasione per informarsi meglio e per dibattere dei pro e dei contro della riforma. Un centro studi si fonda essenzialmente sul volontariato, quindi come tutte le associazioni che si fondano sul volontariato, ha momenti di grande impegno, momenti anche di rilassamento. Stiamo riorganizzando la nostra attività, vorremmo nel tempo organizzare 2-3 incontri
nell'anno sui temi di maggiore attualità. Tra 30 giorni si voterà per il referendum e quindi abbiamo fatto una riflessione molto semplice. Perché non chiamiamo a discutere due esponenti del sì e due esponenti del no? Abbiamo invitato l'onorevole Paolo Palma e l'avvocato Giuseppe D'Ippolito, che sono esponenti sostenitori del no. Abbiamo invitato la dottoressa Bianca Rende e l'onorevole Franco Bruno, che sono due esponenti del sì, per avere un confronto sereno, civile, su quello che è il contenuto del quesito referendario e poterne discutere con le persone che questa sera verranno al nostro incontro. Il ricco programma di iniziative culturali denominato Scrittori al Parco della Fondazione Carical ha ospitato nel centro eventi di Mendicino la presentazione del libro di Agazio Loiero, Lor Signori, di ieri e di oggi. L'ex governatore della Regione Calabria, più volte deputato e ministro, sveste i panni del politico di razza per indossare quelli del narratore di un frammento di storia d'Italia, attraverso il ritratto di alcuni tra i più importanti protagonisti. C'è un poco di presunzione nello scrivere un libro così, perché questi medaglioni, questi profili fanno parte di un giornalismo che non c'è più. Non a caso Lor Signori era usato da Fortebraccio, che non era della mia parte politica. Poi anche fuorviante, con tutti i problemi che ci sono nel mondo, uno impegnato dovrebbe occuparsi più di questi problemi, però siccome c'è uno spazio per il divertimento, mi sono voluto divertire scrivendo. Ed è una pausa rispetto, diciamo, al fuoco della politica, che un pochino impegna e non ti dà la possibilità di fare altro. È un libro diverso rispetto a quelli che solitamente presentiamo qui nell'ambito del programma Scrittori al Parco degli Enoti. Non è un romanzo, non è un saggio, è il libro di un uomo colto, di un politico colto, e oggi questo fa ammirazione da una parte ma malinconia dall'altra, perché la politica purtroppo si è divorziata dalla cultura. Il libro racconta oltre 20 anni di politica, spaziando con arguzia e ironia attraverso vizi e virtù di alcuni dei più noti personaggi pubblici italiani, tra cui Silvio Berlusconi, Antonio Di Pietro, Pierluigi Bersani, Luigi De Magistris, Marco Travaglio, Walter Veltroni e ovviamente Giuliano Amato e Massimo D'Alema, con i quali Loiero ha condiviso l'esperienza di governo. Racket, usura, corruzione sono solo alcune delle piaghe sociali che minacciano quotidianamente il tessuto economico e danneggiano gravemente il lavoro delle tante imprese sane ed oneste della Calabria. A discuterne al Teatro Rendano di Cosenza, in un convegno organizzato da Confcommercio Cosenza e insieme al presidente Klaus Algeri, anche Anna Lapini, componente di giunta di Confcommercio Nazionale, incaricata alla legalità e sicurezza. Interessanti i dati emersi nel corso della manifestazione. La contraffazione, dai dati raccolti, sottrae oltre 100.000 posti di lavoro regolari all'anno, con circa 50 clan coinvolti nel business del falso e delle frodi alimentari. Il fenomeno è tanto più allarmante se si pensa ai gravi danni arrecati ai prodotti del Made in Italy. Il nostro è infatti il paese con il maggior numero di prodotti DOP e IGP 284. Io tengo innanzitutto a ringraziare Anna Lapini, che è componente di giunta di Confcommercio e la responsabile nazionale della legalità, per aver portato questa tappa qui a Cosenza. L'abbiamo fatto con le scuole, perché sono i maggiori consumatori. Quanto si acquista un prodotto, un bene, in cambio del denaro, il bene deve essere goduto. In questo momento che cosa si acquista quando si compra il contraffatto? Si acquista il buio del suo proprio futuro. La criminalità aggredisce proprio le imprese, si insinua nelle imprese e ne destabilizza la competitività, quindi annientando le imprese sane in virtù di tutto quello che è la contraffazione. È morto nell'ospedale di Catanzaro il regista, giornalista e scrittore Mario Foglietti, aveva 80 anni. Foglietti attualmente era sovrintendente del Teatro Politeama del capoluogo. Nato a Catanzaro nel 1936, Foglietti è stato giornalista, autore e regista per la RAI, collaborando anche con Enzo Biagi.
Nel 2000 era tornato nella sua città natale per guidare il teatro appena realizzato da portoghesi. Dal 2005 al 2010 ha ricoperto anche la carica di direttore artistico del Politeama. È stato critico e storico cinematografico, sceneggiatore e regista di film, sceneggiati, drammi e commedie televisive. I funerali religiosi si terranno mercoledì 9 novembre alle 15.30 a Catanzaro. Non fa soltanto prosa, ma anche l'orchestra.